La vita di Fedez e Chiara Ferragni in questi mesi è quanto di più simile ad una soap opera venezuelana, tra separazioni, problemi legali, accuse di ogni tipo, frecciatine social, revenge song e nuove fiamme. I media di recente hanno affibbiato a Chiara un flirt con Tony F, ma lei ha smentito tutto tramite la sua nuova BFF, Deianira Marzano. Ieri i siti Mam e Dagospia e TG.com hanno rivelato che l'imprenditrice digitale in realtà avrebbe instaurato una chimica artistica con Andrea Bisciotti, un medico toscano, davvero belloccio. Voci molto ben informate della Versilia riportano che la nuova fiamma di Chiara Ferragni non sia Tony F, ma bensì un ortopedico toscano classe 93 che lavora presso l'Humanitas di Milano. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell'influencer a Forte dei Marmi, motivo per il quale la Ferragni avrebbe trascorso gli ultimi weekend al Forte. Il Tirreno ha anche svelato qualche dettaglio in più sul 30enne. La nuova fiamma di Chiara Ferragni è un medico toscano. E per questo motivo l'influencer ex moglie di Fedez da inizio maggio frequenterebbe con insistenza la Versilia, in particolare Forte dei Marmi. Tutti gli indizi portano ad Andrea Bisciotti, classe 1993. Laureato all'Università di Parma, lavora all'Humanitas di Milano. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell'influencer a Forte dei Marmi. Il ragazzo è originario della zona di Pontremoli. Per il momento di lui e Chiara Ferragni non ci sono foto di coppia, ma la voce di una relazione tra i due circola sempre con maggiore insistenza e trova conferme da più parti. Andrea Bisciotti è davvero un amico speciale di Chiara? La smentita dell'influencer. Proprio come con Tony F, Chiara è tornata a smentire un suo presunto flirt e anche in questo caso l'ha fatto tramite la sua nuova confidente. Ieri sera Deianira Marzano in una delle sue storie Instagram ha pubblicato uno screen sul medico e le Ferragni e ha scritto: "Ragazzi, è una grandissima fake news, me l'ha smentita Chiara. Chiara, ascoltaci, fai diventare true news questa fake news."